Ciao a tutti e benvenuti su Zaltor Gaming. Oggi volevo vedere con voi come è possibile utilizzare la corruzione all'interno del gioco di Conan Exile. L'ultimo video avevamo visto insieme come togliere la corruzione con il distillato purificante e adesso vediamo un po' perché invece accettare la corruzione all'interno del nostro personaggio e utilizzarla al meglio. Ecco, intanto volevo farvi notare che nonostante io abbia equipaggiato alcune essenze dell'anima, non mi ha permesso corrompere le statistiche forza, vitalità e autorità, che sono quelle che, su cui potrete andare a lavorare con la vostra corruzione. Infatti, se vedete le mie caratteristiche, non è presente alcuna corruzione viola in questa zona. Ecco fatto, abbiamo corrotto il nostro personaggio, che abbiamo fatto anche tanti sacrifici, la pietra sacrificale. Ora, andando in caratteristiche, abbiamo la possibilità di corrompere le nostre tre caratteristiche di forza, vitalità e autorità. Procediamo quindi con la forza, andiamo a corrompere vari perk. Ecco, con il primo perk corrotto sulla forza potremo infliggere danni aggiuntivi proporzionali alla forza corrotta, quindi a questo punto più la nostra forza sarà corrotta più aumenteranno i nostri danni aggiuntivi. Continuiamo ad aumentare. A questo punto otteniamo il calcio del mulo. Calci respingono più lontano i nemici facendoli cadere a terra. Al terzo livello di corruzione i nostri colpi stordiranno gli avversari riducendone i danni potenziali. E infine l'ultimo perk corrotto della forza è il sacra, ovvero quando infliggi danni hai una probabilità di far esplodere dal suolo un'ondata di corruzione che abbatte i nemici e gli infligge danni. Vediamo ora per la vitalità. Si ottiene al primo livello, diciamo, la rigenerazione passiva della salute proporzionale alla vitalità corrotta. Al secondo abbiamo una probabilità di deviare i danni e la probabilità è sempre proporzionale alla vitalità corrotta. Al terzo livello siamo immuni a effetti di sanguinamento, veleno, malattie e abbattimento, quindi utilissimo. E infine l'ultimo, quando subiamo danni espelliamo corruzione infliggendo danni in un'area attorno a noi e corrompendo i nemici che ci circondano se possono ricevere corruzione. Quindi abbiamo l'autorità. Il primo perk, quando infliggiamo danni in combattimento i nostri seguaci entrano in uno stato frenetico e infliggono danni maggiori del 3% per ogni punto della caratteristica autorità corrotta, quindi a questo livello saremo già un più 15% di danno per i nostri seguaci. Continuiamo a procedere. Al secondo, i danni che subiamo sono suddivisi tra noi e i nostri seguaci, quindi in pratica si prendono delle ferite al posto nostro. Al terzo livello i danni che i nostri seguaci infliggono al nemico curano il nostro personaggio. Infine, all'ultimo livello, quando infliggiamo danni esiste una probabilità che appaia un'entità demoniaca priva di controllo pronta ad attaccare temporaneamente i tuoi avversari. Sì, questi sono i perk corrotti che possiamo ottenere con la corruzione. Volevo farvi vedere una cosa, ovvero avendo accettato la corruzione all'interno del nostro personaggio, se noi andiamo a mettere il distillato purificante
all'interno della nostra barra. Proviamo a berlo. Parte la minima cura iniziale, come avete potuto vedere. Gli altri 4 distillati non hanno avuto alcun effetto. Questo perché ormai il nostro personaggio è totalmente corrotto, accettato la corruzione dentro alle sue carni, alla sua mente, quindi non sarà possibile migliorare. Bene, abbiamo visto quali sono gli effetti dei perk corrotti sul nostro personaggio. Io spero che questo video vi sia stato utile. Eventualmente fatemi sapere quali sono le vostre caratteristiche corrotte preferite, quali sono i vantaggi che preferite utilizzare durante il gioco tra quelli che abbiamo visto adesso insieme. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace. Vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre su Zaltor Gaming. Ciao ciao!